La città di Torre Annunziata si apre al mare. Corso Umberto I, una delle arterie principali della città, sarà collegato direttamente con la litoranea di Viale Marconi. La città metropolitana di Napoli ha infatti concesso al comune di Torre Annunziata, in comodato d'uso gratuito, il prestigioso Parco Cristo Re, noto anche come Villa Parnaso. Dalla parte alta della città, dunque, sarà possibile raggiungere il mare passando attraverso la splendida area verde che termina con un corpo scale che conduce a ridosso dell'Arenile. Il contratto di comodato è stato firmato questo pomeriggio nella sala Paolo Borsellino della sede di Piazza Matteotti nel corso di una cerimonia in cui il consigliere metropolitano delegato al patrimonio, Domenico Marrazzo, ha consegnato le chiavi dell'immobile al sindaco di Torre, Giosuè Starita. Oggi abbiamo restituito, seppur incomodato, d'uso gratuito ai cittadini di Torre Annunziata Villa Parnaso, che gli permetterà di collegare il centro della città con il mare. Quindi un giorno importante per noi, che questo dimostra la vicinanza della città metropolitana ai territori dell'intera area metropolitana, e un giorno importante per la comunità di Torre Annunziata. Il parco, ex sede delle Ancelle del Cristo Re, è entrato nel patrimonio della città metropolitana nel 1992 e comprende un'area di circa 10.000 metri quadrati, una parte dei quali è stata anche dichiarata di importante interesse archeologico dal Ministero dei Beni Culturali per la presenza sottostante di alcuni manufatti di epoca romana. In forza dell'intesa stipulata oggi, la città metropolitana concede l'immobile per un periodo rinnovabile di 9 anni, mentre il comune si fa carico delle spese di gestione del parco della messa in sicurezza. Il centro della città si lega immediatamente al mare e quindi si ottiene un abbattimento di una barriera che da 150 anni investe la città. Noi abbiamo riqualificato la villa comunale, abbiamo realizzato la bretella di collegamento tra il porto e i rioni Deriva e Rovigliano, quindi creando un unico grande lungomare. Queste tre operazioni coniugate con Villa Parnaso consentono di avere una fruibilità ed una qualità del waterfront di straordinaria importanza.